freschi, liquore al sambuco di Chiaromonte, polvere dolce di peperoni senise. Per il ripieno. Una festa nel segno del gemellaggio. Quello con il comune siciliano di Troina e quello con gli altri prodotti tipici del territorio del Pollino. Così anche quest'anno si è svolta con grande successo la festa del Sambuco a Chiaromonte, promossa dall'associazione Amici del Sambuco Pasquale Battista, con il patrocinio del comune, la collaborazione dell'Alsia della regione Basilicata e del Centro per i Disturbi Alimentari, Gioia. Gemellaggi si diceva. Il primo, importantissimo, quello con il comune di Troina, in provincia di Enna, che con Chiaromonte ha in comune non soltanto il Sambuco. È stata una bella idea, perché poi in questi due giorni, parlando con gli amici di Troina, è venuto fuori che sono venuti qui per il Sambuco, ma è venuto fuori che abbiamo delle cose insieme, tante cose insieme. È un comune arroccato come il nostro, ha i problemi delle frane come noi, ha origini normanne, oltre che ad curare questo aspetto del Sambuco. Per cui siamo rimasti veramente entusiasti di conoscere questi amici e speriamo che questa amicizia che abbiamo intrapreso in questi giorni possa concretizzarsi nella formalizzazione del gemellaggio. Naturalmente questo deve servire a portare, come dicevo, un risultato finale che è l'economia, che è portare gente qui, che è portare ricchezza, che è portare sviluppo. Diciamo, abbiamo iniziato così per caso, con una semplice telefonata, abbiamo parlato un pochino col sindaco di Chiaromonte e quale è stato gentilissimo con noi, ci ha invitati, abbiamo aperto questo piccolo protocollo d'intesa e ci siamo accorti proprio anche oggi che abbiamo moltissime cose in comune, dall'ambiente, dalla storia, la storia dei normanni, l'agricoltura, ma una cosa molto importante che ci accomuna è la ricerca scientifica. Qui c'è un centro di ricerca scientifica molto importante, a Troina ne abbiamo un altro che è sul ritardo mentale. E guarda caso anche alcuni dei medici che lavorano in questi centri si conoscono, quindi questo sarà un elemento sicuramente positivo, il primo elemento che ci porterà quasi sicuramente ad un ulteriore incontro per stipulare poi quello che è il contratto finale di questo gemellaggio. E sicuramente i due comuni faranno un cammino insieme dal punto di vista economico, sociale, culturale, medico. Beh, vedremo poi, penso che il mese prossimo noi abbiamo la sagra della Vastedda col Sambuco nel nostro paese, abbiamo invitato i rappresentanti istituzionali di questo paese, il sindaco, il presidente dell'associazione Amici del Sambuco, e così faremo conoscere il nostro ambiente che, diciamo, come ho detto, è quasi uguale al vostro, a quello di Chiaromonte. La differenza è che qui abbiamo 2500 abitanti, se la siamo un pochino di più, circa 10.000, è in un ambiente che è quasi uguale, vicino ai boschi, siamo a 1120 metri, un po' più freddo di Chiaromonte, ma è molto simile. Poi il gemellaggio gastronomico con i prodotti del territorio del Parco del Pollino, tartufo, peperoni e tanti altri, cucinati con le famose bacche chiaromontesi per la tradizionale gara gastronomica. E poi il mercatino con la grande novità della birra artigianale al Sambuco, arrivata direttamente dalla provincia di Pordenone, dove abita e lavora il signor Francescon, titolare di un birrificio artigianale che ha trovato Chiaromonte e la sua festa navigando su internet. E poi Giuseppe Macri, il musicista errante della Locride, che anche quest'anno ha portato a Chiaromonte le sue creazioni con il legno del Sambuco, esposte anche durante l'ormai tradizionale convegno, che quest'anno ha avuto come tema il forte legame esistente tra alimentazione e biodiversità nell'uso del Sambuco. Questa passione è nata quando sono ritornato da Milano, che 5 anni andavo pendolare avanti per l'Italia. Facevo il pendolare, poi sono ritornato in Calabria a valutare la mia tradizione, la mia cultura e a portare alla luce ciò che era nascosto e che sta dinanzi a questa grande arte, un'arte ormai dimenticata di molti popoli che ancora non la conoscono per parte del mondo. È un clarinetto di Sambuco, tutti clarinetti, questo è un gioco, il gioco che rappresenta il gioco della fata. Un gioco bellissimo da studiare, da esperti anche. Questo è una croce. Poi qui abbiamo un tronco di albero che fa il suono del corno. Poi sì.
Allora, di qua, Jesus su Pacis Dei, Gesù, pace di Dio, amo, Ave Maria, l'esclamazione A, i cinque che sono rappresentano i cinque punti della divinità, che sono assoluto, Dio onnipotente ed eterno, Spirito Santo, nostro Signore Gesù Cristo e Cuore Immacolato di Maria. Quest'anno abbiamo pensato di arricchire lo scenario della giornata del Sambuco, instaurando un rapporto, un gemellaggio con il comune di Troina in provincia di Enna, con cui cercheremo anche insieme all'amministrazione comunale di fare questo gemellaggio e di approfondire anche degli scambi economici, commerciali, siamo partiti con l'idea del Sambuco, che è il prodotto che inizialmente ci accomuna. Tra l'altro una delegazione chiaromontese dovrebbe andare lì in provincia di Enna, appunto a Troina, a giugno, se non sbaglio. Sì, il 18 giugno anche loro fanno la promozione del loro prodotto, che è un Vasted dal Sambuco, e una delegazione dell'amministrazione comunale dell'associazione Amici del Sambuco andrà dagli amici di Troina a trascorrere una giornata insieme nella loro località. Grande partecipazione ieri delle scuole con il concorso arrivato ormai alla terza edizione, grande soddisfazione anche perché l'ALSI ha presentato il primo ricettario con le ricette della gara gastronomica. Sì, ieri è stata una bellissima giornata perché c'è stato un coinvolgimento molto attivo da parte delle scuole, sia la scuola primaria che la scuola secondaria. Hanno presentato dei lavori sempre tematici riguardanti il Sambuco ed è stato molto bello perché hanno vissuto veramente in modo molto intenso, hanno fatto delle ricerche sul Sambuco. E quest'anno, grazie al contributo dell'Alsia, è stato pubblicato la prima edizione del ricettario del Sambuco, che è un insieme di tutte le ricette che sono state fatte negli ultimi 3 anni della gara del Sambucuoco, che si svolge ogni anno a Chiaromonte durante la sagra, e le ricette sono tutte una raccolta delle ricette delle signore di Chiaromonte. Durante il convegno è stato anche presentato il logo ufficiale dell'Associazione del Sambuco, realizzato dalle ospiti del Centro Gioia.